Su Radio DJ, DJ Chiami Italia fino a mezzogiorno, qualche minuto ancora, se hai qualcosa da dire, dilla oppure taci per sempre. Allora, cosa posso dire? Beh, per due venerdì non mi vedete. Anche questo? Sì. Dove vai questo venerdì? Sono a New York. Alla fine ti sei intrufolato. Beh, sai cos'è? Il richiamo. New York, oltre ad essere una città di pietra, è la città invincibile. Cioè, in pratica New York tu puoi andare lì e prendere energia. Ma sapevo che non avevi il pettorale, come hai fatto a iscriverti? Non ce l'ho perché gara, non ce l'ho per la mezza di New York. Ma infatti non ce l'ho ancora, però le mie risorse sono infinite. No, volevo dire che il 20, quindi domenica, non questa, quell'altra, a parte che questa domenica c'è la maratona. Questa è il 13. C'è la maratona di Brescia, no? Voglio ricordare, tu ti dimentichi sempre. No, l'ho detto anch'io venerdì scorso. Gareggerai, vero? No. Ci provo, adesso vediamo. Ecco, l'altro, il venerdì prossimo, inizia a Miami il famoso circuito Ironman 51.5, cioè in pratica la distanza olimpica viene così codificata con questa somma delle varie discipline, quindi 1500 km di nuoto, 1500 metri di nuoto, 40 in bici e i 10 km di corsa, e parte la prima gara, indovina dove? A Miami, e ci sono un sacco di italiani che si sono iscritti, quindi ci sarà la prima gara. Miami, un posto molto bello. Comunque devo dire che della nostra piccola squadra che andrà a Pescara, il migliore è Alex per adesso. Il migliore è che Alex. Che si sta impegnando tanto e sta andando bene, sta anche dimagrendo. Bravo Alex, sono orgoglioso di te, un po' meno del tuo socio che correrà, ma chi? Sono sicuro che ma da qua a giugno. Chi è questo? Povero fannullone. Sì. Sai, tu adesso vai in piscina, no? A nuotare. Insomma. C'era un famoso Christopher Lee, era un attore, Christopher Lee? Credo, io faceva tipo Dracula, Christopher Cross. Christopher Lee, lui diceva... Christopher Cross era un cantante. Diceva, tu puoi decidere di andare in piscina oppure di affrontare l'oceano. Tu vai in piscina, Alex affronta l'oceano. Beato te Alex, ti invidio tanto. Quindi, aspetta, epiloghiamo: venerdì prossimo New York mezza maratona, e il venerdì dopo Gerusalemme. Venerdì santo fate. Venerdì posso ringraziare la mia compagnia aerea, no, El Al Dorock. El Al non è la tua compagnia aerea, è la compagnia di bandiera israeliana. Noi andremo a Gerusalemme. Fate quello che volete, grazie. Io e Nicola Savino, vai, deserti della Galilea, vai, della Giudea, vai. Noi cammineremo. Vai, arriveremo a Gerusalemme come dei pellegrini.